dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. E siamo agli ultimi 90 minuti di questa prima metà della stagione. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Decide di sfruttare la fascia. Si fa largo con grande determinazione. Numero! È in posizione per il cross. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Cerca il compagno libero. Troppo lungo. Un inizio di partita che chiamerei con un eufemismo prudente. Provano a ripartire da dietro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lungo pallone in avanti. Lewandowski. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Scodella in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La partita è molto chiusa. Non si è visto nemmeno un tiro in porta. Le due squadre sono ancora in fase di studio e preferiscono non prendere rischi. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Decidono di giocarla all'indietro. Pallone lungo in verticale. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Palla filtrante per Lewandowski. Palla giocata in verticale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Provano a ripartire da dietro. Passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ecco il filtrante. Da lì può concludere. E passa. La mette dentro. Libera al momento giusto. Sceglie di battere corto.
spazza via senza fronzoli. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tentativo di allungare il gioco. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Tocco morbido. È attento e allontana senza problemi. Colpisce! La ripresa del gioco potrebbe avere davvero un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si riparte dall'1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Il portiere la spedisce su. Errore qui, pallone sprecato. Lewandowski non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. A prendere un teccato, si chiude così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima parte non certo avare di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 e siamo nell'intervallo. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Ottima la pressione difensiva. E trova bene il compagno. Passaggio sulla destra. C'è il cross. Sulla palla, interrompe l'azione, allontana, lungo passaggio in avanti, un'altra azione in copertura, ecco Lewandowski. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È davvero una bella serie di passaggi questa. Lewandowski evita ogni pericolo per il momento. Scodella in avanti. Ha dimostrato grande reattività, non si è lasciato sorprendere. Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervallo. Il punteggio è quindi di 1-0.
Lungo passaggio in avanti. Riesce ad intercettare. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Infatti. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Scatta verso il pallone. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Pallone lungo, in verticale. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Gioca con un pallone lungo. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Ottimo dribbling. Può crossare. Prova ad andare via con eleganza. Cross verso il centro. Qui marcatura asfissiante. Prova a tirare. Lewandowski sulla fascia in profondità è libero di creare pericolo. Ottima giocata, può crossare in area. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Tocco preciso, cerca lo spunto al tiro e il pallone finisce in rete. Il pareggio era nell'aria. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Si riparte di nuovo in parità. Il Wii United ora ha l'inerzia della partita a suo favore. Può provare a vincerla. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Partita agli sgoccioli. Questa potrebbe essere l'ultima azione. A sinistra con il passaggio. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Fischio finale vicino. Questa potrebbe essere l'ultima occasione. Cerca una soluzione con la palla lunga. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero. Ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. E tu cosa ne pensi della partita, Luca?